Oddio, vabbè. Ciao grandissimi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò a rispondere a un po' delle vostre domande, a spacchettare un po' di pacchetti che mi sono arrivati durante i scorsi viaggi. Insomma, mi è arrivata una barca di roba, quindi facciamo un bel video tappabuchi. Siccome è un periodo di grandi partenze, non ho molto tempo per portarvi il secondo video settimanale, perciò ho pensato di tornare a fare i video dove rispondo ai vostri quesiti che mi avete posto sotto ai due tweet che ho messo sul mio profilo. Mi avete fatto delle belle domande interessanti riguardanti i prossimi viaggi, il mio lavoro e non solo, e nel frattempo volevo anche mostrarvi cosa mi sono andato a comprare perché ho un po' di cose interessanti da farvi vedere. A cominciare da questa bellissima maglietta fake della nazionale del Kenya. La prima domanda me la fa da Daniele37 3 che mi chiede che viaggia in programma e con chi. Allora, mentre state vedendo questo video, io sarò, indovinate un po', in Giappone. Partirò dopodomani, il 25 di marzo, assieme a Jack Nobile. Faremo 2 giorni a Tokyo, dopodiché staremo altri 8 giorni, tipo per la Nami Safari, il mio tour, il mio Giappo tour che accompagnerò con Marco Togni. Dopodiché gli altri partecipanti al viaggio torneranno a casa, mentre io, Marcello, Franz ed Eleonora, che mi raggiungeranno a Tokyo, proseguiremo il viaggio in Giappone per portarvi un'altra nuova serie di video sul Japan Interrail. In pratica starò via 3 settimane, che è il periodo di viaggio più lungo dal 2013 ad oggi. Io non riesco mai a star via per così tanto tempo per via del mio lavoro, però stavolta, per una serie di coincidenze, riesco a combinare il tutto e farmi questo mega viaggione in Giappone, dal quale scaturiranno un sacco di nuovi video. Sempre a tema viaggi, Marco mi chiede paesi che non hai ancora visitato ma che ti piacerebbe visitare. Allora, ora come ora, io sto ancora rosicando per non aver visto Malesia e Singapore per i problemi che sapete, quindi vorrei riuscire ad andarci quest'anno, e siccome abbiamo in mente di fare un altro viaggio in Thailandia, forse ce la faccio. Viaggi veramente moltissimo, ma in Italia che posti hai visitato? C'è qualche zona che ancora ti manca e vorresti vedere? Allora, l'Italia l'ho vista un po' tutta, però mi manca la Basilicata e devo assolutamente andarci quest'estate, perché Matera la voglio vedere da una vita. Questa è una bella domanda: qual è il paese più colorato che tu abbia mai visitato? Allora, sicuramente il Brasile, perché la prima cosa che mi ha colpito quando sono arrivato a Salvador de Bahia erano i suoi bellissimi colori. Sono una cosa troppo instagrammabile, io adoro i colori del Brasile. Julian mi chiede: quando è che vai in Moldavia? Spero presto, è uno dei paesi che vorrei grattare dalla cartina, però è un po' lontano da casa di Mario, quindi facciamo fatica ad arrivarci in macchina. Bisognerebbe trovare il modo di andarci con qualche volo a 5 euro. Stai già organizzando il viaggio con gli iscritti? Qual è la tappa di quest'anno? Allora, quest'anno ce ne sono già stati 2, tra poco ci sarà il terzo. Ho fatto Lapponia, Kenya, adesso ci sarà il Giappone, e ho un po' di cose in programma da qui a gennaio 2018 con Blueberry. Mi hanno suonato il campanello, però ora come ora non ho date, prezzi, cose sicure, quindi quando sarà ve lo dirò sulla pagina Facebook. Vi anticipo che dovrebbe esserci un viaggio con gli iscritti straordinario quest'estate, una cosa che non era prevista perché io di solito d'estate non li faccio, però a luglio forse andiamo in un posto molto bello e molto caldo. Ok, adesso basta domande, andiamo ad aprire un po' di pacchi che non vedo l'ora di vedere cosa mi è arrivato. Questo qua è un hard disk esterno della Toshiba. L'ho pagato una 50ina di euro e l'ho comprato perché voglio utilizzarlo per fare i backup del Mac con Time Machine. Io recentemente avevo acquistato un altro hard disk, che è questo qui, rinforzato, della Transcend, da 1 terabyte. Anche questo da 1 tera, ma non è rinforzato. Ho pensato di comprarlo per tenerlo a casa, collegarlo al Mac, farci backup, così ogni volta che parto, metti il caso che mi si frigge il computer, oppure me lo rubano, oppure mi si distrugge, mi si finisce in mare, non lo so, almeno ho tutto salvato qua dentro. Considerando che il computer lo uso esclusivamente per lavoro, direi che 50 euro ce li posso anche spendere. Però normalmente quando devo prendermi degli hard disk da portare in giro, prendo questi qua che sono rinforzati, così se cadono in teoria non si dovrebbero rompere, e li inserisco all'interno di queste custodie rigide che me li proteggono molto bene. Andiamo col pacco numero 2, che contiene le pellicole per la Instax. Ne ho comprate altre 40, io ne avevo un bel po' a casa, però me ne erano rimaste soltanto 50, di cui 10 in bianco e nero. Ne ho prese altre, sebbene costino tanto, perché comunque 2 pacchi da 20 li ho pagati circa 38 euro, qualcosa del genere, perché mi sono preso veramente bene con la mia Leica Soford, che è la mia nuova macchina fotografica istantanea, che sto utilizzando tantissimo. In Kenya ho scattato così tanto che ho finito le pellicole e ho rosicato parecchio. Infatti per il Giappone me ne sono comprato un bel po', me le porterò dietro tutte, voglio farle
fuori fino all'ultima e poi quando sarò là ne comprerò altre, tanto lì si trovano abbastanza facilmente da Yodobashi Camera e non costano neanche più di tanto. Ho già speso parecchi soldi per le pellicole istantanee, ma tutto è giustificato dal fatto che ho in mente un progetto veramente ambizioso che forse, se tutto va bene, si realizzerà l'anno prossimo ed è una cosa veramente grossa. Poi nel frattempo mi è arrivata anche la mia nuova GoPro. Ma Nicolò, ma mica te le regalavano le GoPro? Esattamente, infatti quella che mi hanno regalato quando sono andato in California all'evento è questa qui. Però purtroppo in Kenya si è cotta, cioè non funziona più, non si accende neanche più, non so perché, l'ho utilizzata tanto, era una versione pre-produzione quindi poteva avere tranquillamente dei difetti e l'ultima volta che l'ho usata è iniziato ad impazzire fino al punto in cui non si accende più, perciò ho scritto all'assistenza, me la devono sostituire, però siccome ho una partenza tra qualche giorno nel frattempo ho dovuto comprarne una nuova su Amazon e quindi ho dovuto sganciare 400 e passa euro. Ma tornando alle domande, mi chiedono quante volte ti hanno scambiato per un narcotrafficante in aeroporto. Molte, sia per il baffo sia per il fatto che la fotografia sul mio passaporto è completamente nera e quindi molto spesso mi capita di ricevere dei controlli a campione. Hai mai pensato di intraprendere un tuo business riguardo quello che fai mentre continui a pubblicare sul canale? Tecnicamente io già ce l'avrei il mio business. Hai mai pensato di fare un viaggio in Cina? Potrebbe essere interessante. Direi di sì, soltanto che ancora non ho avuto l'opportunità di andarci. Spero in un futuro di riuscire a essere contattato magari dall'ente turismo o da qualche brand che mi ci manda, se no altrimenti pago e vado io, perché i video in Cina li voglio assolutamente fare. Questa domanda non me l'hanno mai fatta. Hai mai pensato di aprire un'agenzia di viaggi o un bed and breakfast? Allora, io ho lavorato sia in agenzia di viaggi che nell'hotelleria e vi posso dire che non ho la pazienza necessaria che hanno quelle sante persone che hanno a che fare con la clientela tutti i giorni. È proprio un lavoro che non fa per me. Quindi massima stima per chi lo fa, perché so che ci si trova davanti spesso persone maleducate ed ignoranti che mettono a dura prova la vostra sanità mentale. Quindi vi sono vicino, perché in agenzia le ho provate tutte, veramente. Questo pacco era già aperto e contiene un filtro polarizzatore della Gobe, che è un brand che mi ha contattato dicendomi che producono accessori fotografici. Io gli ho detto: guarda, non ho un filtro polarizzatore per il mio 24-240, quindi me lo sono fatto inviare. Ora come ora non vi so dire nulla perché ancora non l'ho provato, però me lo porterò dietro e vi farò sapere cosa ne penso e come si apre soprattutto la scatola. Polarizzato, non polarizzato, polarizzato, non polarizzato, polarizzato, non polarizzato. Ve lo linko qua sotto nella descrizione, perché la cosa carina è che per ogni acquisto piantano degli alberi. Quando mi hanno mandato questo mi hanno scritto: hai piantato 10 alberi in Madagascar. Queste confezioni, apertura facile di Amazon, non sono poi così facili da aprire. Comunque, questo pacco contiene... ah sì, questa qua è la luce da campeggio che... madonna, bruttissima, sembra un neon. Vabbè, questa qua è una luce da campeggio che mi sono fatto mandare da questa azienda che sta su Amazon. Mi ha contattato perché mi voleva mandare un power bank. Ma il fatto è che io ce l'ho già il power bank più bello del mondo, che è quello della Easy Hack. Tra l'altro quelli di Easy Hack che sono super carini, veramente Rackel si chiama, è carinissima. Mi ha dato anche un codice sconto per voi, ve lo lascio qua sotto nella descrizione. E siccome questo qua è una bomba, anche la porta per la ricarica veloce, io ne ho due di questi ragazzi, sono stupendi, non me ne facevo assolutamente niente di un altro power bank, perciò mi sono fatto inviare questa sorta di luce da campeggio che fa anche da power bank. Insomma, per quest'estate mi servirà. Questo pacco è piuttosto pesante e contiene... oh la madonna. Ah, ho capito questo cos'è, è il mega power bank che mi sono comprato. L'ho acquistato principalmente perché, come potete vedere, ha la presa quella da muro che posso usare sia per caricare il computer quando sono in viaggio, sicuramente non me lo porterò in aereo perché è una bomba d'orologeria, però comunque quando faccio magari campeggio o viaggio in giro per l'Italia posso utilizzarlo per usare il laptop e caricare le batterie del drone. Infatti adesso non mi ricordo quant'è la capienza precisa, 27.000 mAh, ci posso caricare più e più volte le batterie del fan come quelle del Mavic che tra l'altro non mi è ancora arrivato. Il bello è che l'ho trovato in offerta e l'ho pagato poco più di 100 euro, che non è male considerando che una batteria del drone da sola costa dai 150 in su. Quindi l'altro giorno che ero nelle Dolomiti a far volare il drone con Jeep mi sarebbe tornato molto comodo, perché io una volta che scaricavo una batteria potevo collegarla a questo, lasciarlo lì in macchina e mi si caricava e dai, ci sta. Ah, devo dire che è molto bello e fatto bene. Ancora qualche domanda, poi passiamo all'ultimo mega pacchetto. Meglio viaggiare in Italia o all'estero? Più bella l'Italia o l'estero? Allora, l'Italia ce l'invidia tutto il mondo, quello che abbiamo noi non ce l'ha nessuno, però viaggiare all'estero ti apre la mente. Leica XU, parlane ti prego. Assolutamente sì, presto arriverà la recensione della Leica che mi ha dato Leica, anche della Leica Software, anche di altri accessori, cose che mi sono state mandate. Ho veramente un sacco di roba da farvi vedere nella rubrica dedicata al videomaking, però dovendo partire non ho tempo per ora. Quando tornerò a metà aprile dopo Pasqua, in il registro proprio... peggior compagno di viaggio mai avuto?
bella domanda. Direi il tipo che si era seduto da parte a me sul volo di rientro dal Madagascar. Non vi dico cosa è successo perché è veramente troppo disgustoso. Come dovrebbe essere secondo te il compagno di viaggio perfetto? Avete presente Francesca? Matteo Fusco mi fa una domanda molto interessante, oserei dire la più bella che mi sia mai stata posta, ovvero: preferiresti fare video interamente pensati e finanziati a te o cose sponsorizzate che offrono qualcosa di particolare ed unico? Sarebbe un argomento da approfondire all'infinito, però la mia risposta a grandi linee è una via di mezzo, nel senso, i video in maniera autonoma già li faccio, però io ho delle risorse limitate. Nel momento in cui un'azienda entra in contatto col mio canale e mi mette a disposizione i suoi finanziamenti per fare qualcosa di più fico, capite che è mio dovere sfruttarli per riuscire a portarvi dei video più belli. Io ho fatto diverse collaborazioni sul canale, pensate per esempio al viaggio che ho fatto in California con GoPro, dove siamo andati a volare in elicottero illegalmente nello Yosemite National Park. Da solo non sarei mai riuscito a fare una cosa del genere. Oppure i viaggi che ho fatto con Havaianas in Brasile, che tra l'altro non è che mi ha chiesto di pubblicizzare le ciabatte, perché le ciabatte non hanno bisogno di pubblicità alle Havaianas, mi hanno voluto far fare dei bei video Salvador de Bahia, che è un posto che normalmente io non sarei andato a visitare perché c'è un po' paura ad andare in Sud America, se devo essere sincero. Pensate però anche ai 2 giorni che ho fatto con Jeep sulle Dolomiti. Non solo mi hanno dato l'opportunità di vedere uno dei paesaggi montani più belli del mondo, che tutti ci invidiano, patrimonio dell'UNESCO, io non ero mai stato lì a visitarli come si deve, ho fatto un bel video, ma soprattutto ho anche potuto guidare la Wrangler, la Renegade e la Grand Cherokee. Poi vabbè ragazzi, mi hanno anche regalato lo zaino della Jeep. Potessi, io farei sempre progetti di questo tipo, anche perché pagano. Il problema è che le aziende in Italia, nel 90% dei casi, io le rifiuto, perché tantissime volte, se non tutte, ti propongono delle cose inizialmente che non c'entrano assolutamente nulla con quello che fai. O ti chiamano perché hai numeri, o ti chiamano perché pensano che ti vendi facilmente, o ti chiamano perché pensano che lavori gratis, o ti chiamano perché hanno sentito parlare di te e non hanno troppa voglia di sbattersi, quindi ti propongono delle cose senza neanche conoscerti. Però nella maggior parte dei casi sì, le aziende in Italia sono parecchio stupide su questo punto di vista, e non ho paura di dirlo. Cioè, tantissime persone con le quali collaboro mi hanno detto le stesse cose, cioè non ci arrivano, raga. Siamo proprio arretrati sotto questo punto di vista. Neanche a farlo apposta, stamattina mentre stavo montando questo video mi è arrivata una mail di un'azienda che mi chiedeva di sponsorizzare un brand di super alcolici, a me che sono astemio. E non solo, mi hanno anche scritto: ciao Mirko, non sanno neanche come mi chiamo ragazzi, vogliono solo i miei numeri. E poi io sono una di quelle persone che prende molto sul serio il lavoro dello youtuber, che non vedo come un modo per sfruttare il proprio pubblico al fine del guadagno, perché è facile avere i numeri e usarli per guadagnare. Io sfrutto le aziende e le loro risorse al fine del contenuto, per portarvi delle cose che normalmente non potrei farvi vedere. Gli esempi che vi ho fatto e le collaborazioni che vedete sul canale lo testimoniano, e se potessi farvi vedere alcune mail che mi mandano ci faremmo delle grasse risate, perché mi hanno proposto delle cose che, ragazzi, non potete capire, anche con tanti soldi in ballo. Però cioè, non potete capire, veramente. Cioè, c'ho delle cose. Cioè, una volta mi hanno proposto di pubblicizzare mangime per animali nei video, raga. Detto questo, andrei ad aprire l'ultima scatola, che contiene 2 cose che mi sono comprato mentre ero a Mombasa in aeroporto e stavamo tornando. La prima è questa, una coppia di cuffie della Bose Quiet Comfort 35 bla bla bla, con sistema di cancellazione del rumore. Me le ha fatte provare quasi un like. Come le ho indossate e accese, mi sono reso conto che non solo ti isolano perfettamente dal mondo esterno, ma cancellano anche molte frequenze. Quindi praticamente ero lì che schioccavo le dita e battevo le mani fortissimo in aeroporto davanti a tutti che mi guardavano e non sentivo assolutamente nulla. Siccome passo tantissimo tempo in aereo e a volte anche in treno, e sono arrivato al punto in cui faccio davvero fatica a riposare quando sono su, queste potrebbero essere l'acquisto che mi consente di dormire durante i prossimi voli. E considerando che per andare in Giappone dovrò fare 6 ore per Dubai e 9 ore per Narita, penso proprio che anche sul lungo periodo non mi pentirò dell'acquisto, anche se devo dire che sono parecchio costose. Ragazzi, sono una bomba spettacolari. Sul volo per Narita mi sono dimenticato di essere in aereo e ho dormito tutto il tempo, e per montare sono perfette. L'ultima cosa che volevo farvi vedere, il mio nuovissimo paio di Crocs. Ragazzi, guardate che brutte che sono le Crocs. Me l'ha fatta provare Ariel quando eravamo in Kenya, le ho indossate e ho detto: ammazza, saranno anche più brutte delle Hogan, ma sono proprio comode. Vuoi vedere che me le compro? Le ho trovate in offerta e le ho acquistate, quindi andrò in giro con le Crocs e i calzini di spugna bianchi, e nessuno può impedirmelo. È vero, nessuno me lo può impedire, perché a nessuno gliene frega nulla. Vabbè ragazzi, se questo video vi è piaciuto, ci vediamo prestissimo con una nuova avventura e bla bla bla.